Il Paladileo, teatro di grandi emozioni, si conclude con immensa soddisfazione il 2012 per i cestisti cerignolani e tutti gli appassionati di basket per la partita che di certo non verrà scordata, quella che si è giocata lo scorso sabato al palazzetto Nando di Leo alle ore 18 tra San Severo e la BNB in collaborazione con l'Olimpica Solenergi Cerignola. Un'occasione più unica che rara anche per le giovani promesse che hanno avuto modo di osservare da vicino e magari carpire i segreti delle colonne di due squadre che stanno scrivendo la storia del nostro basket. L'una nella divisione nazionale Serie A e l'altra in Serie B, primi in classifica, 14 vittorie consecutive senza mai incontrare ostacoli. Prestazioni maiuscole da parte di giocatori illustri che hanno calcato il parquet del Paladileo, come il capitano giallonero Ivan Scarponi alla piccola di 198 cm, una media di 12,3 punti che al termine dell'amichevole commenta in esclusiva ai nostri microfoni. Beh, è la prima volta che partecipiamo a questo evento, è stato bello partecipare qui, è stato bello fare questa parte, questa amichevole contro una squadra forte come quella di Corato. E niente, ci siamo divertiti un po', abbiamo fatto questo penultimo allenamento che ci aspetta prima della fine dell'anno e niente, speriamo di cominciare l'anno in maniera positiva. Una squadra, quella di Coach Millin, invece, che occupa la 14ª posizione in classifica, 12 punti in parità con Ferrara a 6 partite su 15 vinte. Un girone che vede al vertice Matera, 24 punti, solo 4 sconfitte, 12 vittorie su 16 partite, con una media dei giocatori invidiabile. Il campionato si prospetta arduo per il team di Millina, che dopo aver vinto tra le mura amiche contro la Brandini Firenze, sfrutta al meglio la pausa regalata dalla Fortitudo Bologna, recuperando Maggio e Iannilli. Riguardo a questo non so niente, so solo che comunque abbiamo recuperato gli infortunati, quindi possiamo ritornare ad allenarci al completo, quindi speriamo il 6 gennaio di iniziare come abbiamo terminato l'anno, con una vittoria. Spettacolo anche per la BNB, guidata da Giulio Cadeo, un progetto nato lo scorso giugno che ci sta trasmettendo tanta adrenalina. Primi in classifica del girone C con 28 punti, il team barese porta a casa solo vittorie con orgoglio e soddisfazione. Queste le parole di Coach Cadeo. Sì, al di là del risultato, che in queste amichevoli lascia il tempo che trova, l'importante appunto era quello che era una festa del basket questa serata, e siamo contenti di essere stati noi i protagonisti insieme a San Severo per questa partita cerignola per tutti gli amanti di questo sport. La cultura del basket rispetto a qualche anno fa sta aumentando, ma i talenti italiani purtroppo sono diminuiti di numero, anche se c'è una grande fiducia in una loro crescita. Soprattutto da parte dei più giovani, contro i numeri e contro la crisi, ci aggrappiamo a loro. Ma io penso che i talenti, come nascevano una volta, continuano a nascere adesso, e quando si ha a che fare con i talenti poi dopo basta poco perché questi possano arrivare a un certo livello. Invece penso che l'attenzione debba essere dedicata a tutti quelli che amano questo sport, che hanno una grande passione, una grande vitalità. È lì che dobbiamo lavorare, che ci devono essere gli istruttori con passione e voglia per dare a questi ragazzi tutte le chance per poter far bene. Diego Netto, l'ala uruguayana, sul campionato commenta. Sì, diciamo che ora la prima fase del campionato è soltanto per occupare la griglia playoff. Quindi penso che la seconda parte del campionato, che saranno, come ti dicevo giustamente, i playoff, si vedranno lì veramente la realtà delle squadre e chi sarà in grado di giocare contro questa squadra che è così completa, no? Una stagione importante dunque per entrambe le squadre, soprattutto per la BNB, che si prefigge il difficile obiettivo per il nuovo anno di mantenere, per più tempo possibile in perfetta solitudine, quel primo posto in classifica tanto ambito. Ma ha tutte le carte in regola per farlo, e a noi non ci resta che osservare.